Ok, quindi praticamente a questo punto noi abbiamo il nostro E fratto di più E, lo mettiamo di colore rosso e ce l'abbiamo perché è questo. E poi abbiamo anche D fratto di più E, lo mettiamo di colore, non lo so, verde, perché tanto abbiamo anche questo. Quindi cos'è che ci rimane? Ci rimane da calcolare il nostro RE. Come facciamo a calcolare RE? RE lo possiamo calcolare fondamentalmente in tanti modi. Il metodo che utilizzeremo per calcolare RE è il CAPM. E la formula del CAPM, te la ricordi? CAPM sta per Capital Asset Pricing Model ed è un modello che si utilizza per calcolare il rendimento di un'azione sulla base del suo rischio sistematico, cioè praticamente confrontando il rischio dell'azione con il rischio del mercato. Se l'azione è più rischiosa del mercato, avrà un rendimento maggiore del rendimento che ti può dare il mercato. Se invece l'azione ha un rischio minore rispetto al rischio del mercato, l'azione avrà un rendimento minore rispetto al rendimento che ti può dare il mercato. E la formula del CAPM è RE uguale RF più beta per RM meno RF. Quindi il nostro CAPM sarà RE uguale RF più beta per RM meno RF. Allora, fondamentalmente, noi RM meno RF ce l'abbiamo, perché ce lo dava il testo. Eccolo qua, ok, è il 6%. RF ce l'abbiamo ovviamente perché è il 3%. Ci manca questo beta. Perché ci manca questo beta? Perché il testo ci dava il beta delle comparables. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Il beta delle comparables è fondamentalmente il beta levered delle comparables. 0,95 è la media dei beta levered delle aziende dello stesso settore. Quindi beta levered delle comparables vuol dire il beta medio delle aziende che stanno nel solito settore in cui la nostra azienda o comunque l'azienda che stiamo analizzando è. Quindi come facciamo noi a trovare il beta della nostra azienda conoscendo il beta delle comparables? Allora, noi sappiamo che c'è un beta levered e un beta unlevered. Il beta levered è praticamente quel beta che risente della presenza di debito, quindi più alto è il debito, più alto è il beta levered, perché più alto è il debito, più alto è il rischio, più alto è il rischio, più alto è il beta levered. Il beta unlevered è il beta invece che non risente della presenza di debito. Quindi praticamente il livello di beta dipende dal rischio fondamentalmente del settore in cui le aziende si trovano. 0,95 è il beta levered delle aziende. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il beta levered delle comparables, togliergli l'effetto del debito. Quindi dal beta levered trovare il beta unlevered delle comparables. Perché il beta unlevered delle comparables indica il rischio del settore delle comparables, che è il solito settore in cui noi siamo. Quindi noi prendiamo il beta levered delle aziende, delle comparables, lo trasformiamo in beta unlevered, tanto la formula la conosci, l'abbiamo fatta. Una volta trovato il beta unlevered del settore, ok, il beta unlevered delle comparables, quello essendo il rischio del nostro settore, quel beta unlevered vale anche per noi, per la nostra azienda. Quindi noi prenderemo quel beta unlevered del settore e aggiungeremo l'effetto del debito che noi abbiamo, trasformando questo beta unlevered in beta levered della nostra azienda. E quel beta levered lo utilizzeremo per calcolare il CAPM. Quindi, riassumendo, io ho il beta levered delle aziende comparables. Trasformo questo beta levered in beta unlevered per sapere il rischio del mio settore. E poi prendo questo beta unlevered e lo trasformo in beta levered della mia azienda per sapere il beta della mia azienda che mi serve da inserire nel CAPM per calcolare RE. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando, ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione. Ciao! Quindi, come facciamo? La prima formula che devi ovviamente conoscere è la formula che dobbiamo utilizzare per andare da beta levered a beta unlevered. Ed è questa. Il beta levered è uguale a 1 più 1 meno tc per d fratto e per beta unlevered. Quindi andiamo a scrivere la nostra formula. Noi sappiamo che il beta levered è uguale a, aperta tonda, 1 più 1 meno tc
che moltiplica D fratto E per il nostro beta unlevered. Ora, il beta levered noi ce l'abbiamo, perché abbiamo detto che il beta levered delle comparables è 0,95. Quindi quello che noi vogliamo trovare è il beta unlevered. Quindi dobbiamo riscrivere la formula per trovare il beta unlevered. Quindi beta unlevered sarà uguale a il beta levered diviso tutto quello che abbiamo visto, 1 più 1 meno TC per D fratto E. Questo è 1. Ok, praticamente siccome era beta unlevered per, il beta unlevered sarà beta unlevered diviso 1 più 1 meno TC per D fratto E. Quindi il beta unlevered del mio settore, quindi delle delle comparables, quindi del mio settore, sarà uguale a il beta levered fratto 1 più 1 meno TC che moltiplica D fratto E. D fratto E ovviamente delle comparables. Perché delle comparables? Perché noi abbiamo utilizzato qua il beta levered delle comparables. Quindi il beta unlevered delle comparables e quindi del settore è 0,61609. Dal beta unlevered del settore noi possiamo trovare il beta levered della nostra azienda andando a applicare questa formula, perché adesso noi abbiamo il beta unlevered, lo aumentiamo della presenza di debito nella nostra azienda per trovare il beta levered. Quindi dovremo fare 1 più 1 meno TC che moltiplica il nostro D su E, perché adesso noi vogliamo trovare il nostro beta levered. Quindi moltiplicato beta levered. Quindi il beta levered della nostra azienda è 0,716. Quindi a questo punto è molto facile trovare RE, basta applicare la formula del CAPM che abbiamo detto prima. Quindi avremo RF, 3%, più il beta levered che abbiamo trovato adesso, che moltiplica il market risk premium, RM-RF, quello qua, che è il 6%, ce lo dava il testo. Quindi RE è praticamente il 7%. A questo punto abbiamo tutti i dati per calcolare il WACC. Quindi il WACC della nostra azienda sarà RE, eccolo qua, che moltiplica E fratto D più E, che è 0,8, più RD, che è 3%, che moltiplica D fratto D più E, che è 0,2, che moltiplica 1 meno TC, che è 1 meno il 30%. Quindi il WACC della nostra azienda sarà precisamente il 6,2526%. Ok? È chiaro? Quindi praticamente noi abbiamo usato i valori, i dati delle comparables per conoscere il settore e calcolare poi il beta e quindi poi piano piano l'RE e il WACC della nostra azienda. Bene, questa è solamente la prima parte del corso che abbiamo creato. Abbiamo deciso di pubblicarla per comunque darti del valore gratuito, darti delle informazioni che ti possano servire. Se vuoi il corso completo, ti ho lasciato sotto il link, basta cliccare, andrai nella nostra piattaforma e-learning e lì troverai il videocorso completo. Ciao!